Il tema non è dei più leggeri, il mio obiettivo dovrebbe essere quello di cercare di raccontarvi il punto di vista di una persona che lavora nel mondo della comunicazione e soprattutto dal punto di vista di qualcuno che lavora da circa 10 anni all'interno di agenzie di comunicazione. Quindi l'obiettivo finale del mio lavoro è sempre stato quello di dare una struttura a quelle che erano le campagne di advertising, di pubblicità, indipendentemente da quello che era il canale in cui poi dopo veniva veicolata. Questo è un tema che è entrato fortemente all'interno di tutta l'industria, che sia questa del marketing, della comunicazione, del media in generale, e secondo me è particolarmente interessante parlarne oggi all'interno di un evento come quello Web Marketing Festival, perché è un evento che, come sappiamo bene, ha un'impronta forte legata a quello che è il mondo della tecnologia, del digitale, delle performance. E da un certo punto di vista parlare di marca vuol dire anche spostare un po' il focus, no? Da un certo punto di vista significa parlare di racconto, significa parlare di quello che è lo storytelling. Vorrei farvi una premessa per farvi capire dove voglio portarvi attraverso, nei prossimi 30 minuti, qual è il tipo di racconto che voglio farvi. Anzi, mi metto magari anche un cronometro, che non fa male. Dal mio punto di vista, viviamo in una situazione in cui esiste una sorta di disconnessione apparente tra due mondi. Il mondo di quello che siamo venuti qua tutti oggi a fare e che da un certo punto di vista vive di una fortissima attenzione sul numero, sul dato, sulla performance, su quello che è l'ultimo miglio, come raggiungo la persona, come riesco a farlo in modo automatizzato, come ottimizzo il modo in cui lo faccio. E dall'altra parte, diciamo, il mondo, chiamiamolo, della comunicazione tradizionale, di cui io faccio parte. Io, diciamo, ho tutti i lineamenti tipici della persona che fa parte del mondo della comunicazione, che è entrata raccontando il mondo di marca, chi è sempre stato più interessato a capire il perché vengono fatte le cose prima ancora del fatto che capisco il come, e soprattutto il focus fortissimo su che cosa devo dire prima ancora del dove lo devo dire. Quindi da un certo punto di vista è come se fossero due focus che per qualche motivo sono finiti in due contenitori completamente separati, perché spesso e volentieri, e adesso ne parliamo, questi due mondi, invece di vivere in maniera coesa e compatta per raggiungere un unico obiettivo, vivono in due contenitori leggermente separati. Secondo me, se noi guardiamo il punto di vista delle persone, che dovrebbe essere quello che interessa a tutti noi, ci troviamo nella situazione qua. Ho snocciolato un po' di numeri, ce ne sono di altri, probabilmente sono ancora più rilevanti. Noi come persone, prima ancora che come consumatori, che come utenti, ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo battagliare con i siti in cui usiamo Adblock, però non possiamo vedere il sito perché comunque la pubblicità tiene in piedi quel sito e quindi dobbiamo disattivarlo. Ci troviamo nella condizione in cui, come consulente di comunicazione, ci troviamo di fronte a marche, aziende che vogliono investire in maniera forte all'interno di mondi di contenuti che le persone non fruiranno mai, perché arriveranno prima a vedere dei contenuti che sono promossi da piattaforme indipendenti. Uno dei grandi mondi è il mondo del cibo, della produzione delle ricette. Ci sono decine e centinaia di brand che investono in questa tipologia di contenuti, quando sappiamo benissimo che poi dopo, dal punto di vista della visibilità, gli utenti finiranno in piattaforme, chiamiamole terze, come quelle di Giallo Zafferano Affini. O ci troviamo nel mondo in cui, oggi come oggi, la comunicazione si trova a scontrarsi con utenti che sempre di più ti dicono: io non ne posso più di ricevere quel genere di comunicazioni, non le trovo distoniche, non le stavo cercando, le trovo invasive. Al punto tale che articoli come questo se ne trovano tantissimi in rete, e tantissime sono le ricerche che vanno in questa direzione. Si trovano masse di utenti che ti dicono: io non è che penso che la pubblicità, la comunicazione sia una cosa negativa, però se invadi la mia privacy, se mi arrivi dentro la mia casella della posta senza che io ti avessi richiesto, se sono stato inserito in una mailing list, se mi chiami al telefono senza che io abbia dato il mio consenso, inizia a diventare rumore di fondo pesante. E quindi come faccio a distinguere tra quella che è la comunicazione buona e la comunicazione negativa? Da un certo punto di vista capite che il punto di fondo qua è che stiamo usando male il dato. Perché il dato è la parte di fondo, però lo stiamo usando in una maniera un po' cieca, perché non stiamo analizzando che cosa andiamo a dire a queste persone qua prima ancora del come e del quando e attraverso quale canale. Se ci pensate, il paradosso è quello di utilizzare dei canali iper innovativi che sono in grado di misurare al centesimo quello che noi facciamo, e il risultato è questo.
ci troviamo di fronte a un paradigma che ci porta indietro all'era pre-digitale, perché fondamentalmente ci troviamo di fronte a persone che dicono: io la pubblicità non la voglio più nemmeno vedere, e noi gli infiliamo dentro la loro cassetta della posta, chiamiamola così, virtuale, tonnellate di messaggi che loro non hanno nessuna intenzione di vedere, però li misuriamo. Questo secondo me è una finta sconnessione che dobbiamo abituarci a eliminare. Allora, il punto fondamentale qui è, immagino che tutti conoscete perfettamente il concetto di digital divide, quindi non vengo a spiegarvelo nonostante comunque oggi sia ancora una realtà in Italia. Secondo me qua in realtà ci troviamo di fronte a una differente tipologia di digital divide, cioè un digital divide che ha diviso il mondo tra tradizionale e digitale, tra il mondo di quello che è pre, diciamo, era di internet degli ultimi anni e quello che sta prima. Ma ripeto, è una sconnessione che non esiste, dobbiamo eliminarla, dobbiamo dimenticarci che questa cosa possa esistere. Anche perché quello che succede poi dopo è, e immagino che anche voi l'avrete visto, abbiamo aziende internazionali come Unicredit e Lush che abbandonano i canali social in protesta, tra virgolette, basta, non ne possiamo più. Abbiamo il mondo, diciamo, della comunicazione più tradizionale che non vede l'ora di sbandierare notizie delle big tech che utilizzano di più i canali tradizionali piuttosto che quelli digitali. Abbiamo articoli come uno letto recentemente del Mondo, che arriva direttamente da il Chief Marketing Officer di The Fork Italia, quindi l'applicazione per prenotare ristoranti, che dice: eravamo una realtà relativamente piccola in Italia, siamo andati in televisione, il nostro server stava esplodendo. Quindi da un certo punto di vista sto creando questa sorta di clash fra queste due realtà, in cui di fondo il punto è una realtà che sbandiera il dato e dice: io qua ho un dato che tu non hai, tu ti appigli a un mondo di elementi qualitativi, e dall'altra parte un mondo invece fortemente basato sui dati, in cui però da un certo punto di vista si perde di vista l'altro mondo. Ecco, dal mio punto di vista dobbiamo abbattere, quindi oggi per i prossimi 20 minuti abbattiamo questa barriera e proviamo invece a pensare quale potrebbe essere il modo intelligente, utile e funzionale per utilizzare i dati in modo che raccontino delle storie che siano rilevanti per le persone, che le raggiungano e con cui le persone possano interagire e trovare del valore nella loro vita di tutti i giorni, oltre ovviamente a un valore per l'azienda, per il business, che rimane sempre per l'obiettivo fondamentale del nostro lavoro. Questo è una citazione, ma credo ce ne siano tantissime altre, relativa al fatto che stiamo anche raccontando una disconnessione che è generazionale. Nonostante le persone probabilmente che siano qua all'interno di questo evento probabilmente siano assolutamente d'accordo con questa affermazione, il punto di fondo è: stiamo parlando di una divisione che le generazioni che stanno arrivando dietro di noi non percepiscono più, non esiste, dimentichiamocela. Allora, andiamo al sodo del racconto di oggi. Se noi prendiamo il dato e lo mettiamo al centro della nostra narrazione, oggi vorrei raccontarvi come lo trasformiamo in racconto. E secondo me sono tre gli elementi fondamentali per farlo. Il primo è aggiungere il contesto di riferimento di quel dato. Il secondo è assolutamente, fondamentalmente, creare delle interazioni. E il terzo è parlare alle persone. E adesso passiamo attraverso a ognuno di questi passaggi. Aggiungere il contesto. I miei colleghi, io arrivavo fino a pochissimo tempo fa, lavoravo in un'agenzia che si chiama McCann World Group, è un'agenzia di comunicazione internazionale. Vado a Londra per un intervento e i nostri colleghi di Londra ci presentano questo deck che apre con questa affermazione, ovvero ti dice: il contesto come lo gestisco all'interno di un mondo data driven. E il loro punto di partenza era: se content is king, contest is King Kong. Che l'ho trovato interessante come spunto, perché la realtà è spesso e volentieri ci concentriamo talmente tanto nel sviluppare il contenuto che serve che dobbiamo anche capire però il contesto all'interno del quale lo sviluppiamo. E per i dati questa cosa qua è fondamentale, soprattutto quando li vogliamo trasformare in una narrativa. Provo a spiegarmi con un esempio. Qualcuno di voi conosce questo libro?
Questa è una storia che è più o meno data 2014, quindi non è recentissima. Questo libro, la chiamerò Valérie perché il cognome per me è impronunciabile, è la ex compagna del presidente, ex presidente della Repubblica francese François Hollande. Il libro sta per uscire, è un libro scandaloso in cui si parla di tutto ciò che è successo, diciamo, dietro le quinte nella vita privata di François Hollande. Un libro di gossip, se volete, e la stampa francese lo accoglie ovviamente con è una bomba, succederà un casino. Quello che succede è che in una piccola libreria del nord della Francia un libraio mette questo cartello fuori dalla libreria con scritto: non vendiamo il libro di Valérie. Viene fotografato da un passante che lo twitta dicendo: finalmente una libreria che si oppone a questo tipo di letteratura pattumiera. Il tweet viene ripreso, arriva fino a Libération, diventa trend topic in Francia, centinaia di librerie in Francia iniziano a esporre il cartello dicendo: non abbiamo il libro di Valérie, però abbiamo Dumas, abbiamo Shakespeare, abbiamo tutti i grandi autori. Se non che poi dopo i giornalisti vanno a intervistare il libraio che ha messo il cartello per primo e lui molto tranquillamente dice: no, io non avevo nessuna intenzione di fare proteste, semplicemente non mi erano arrivati i libri. Non aveva nessuna intenzione, ma lo dice con una franchezza eccezionale. La mancanza del contesto, però l'interpretazione di quel dato in quel caso, quindi era l'osservazione di una persona che ha fotografato, è arrivato a un punto tale da diventare una protesta all'interno di un paese su un tema specifico. Questa cosa qua secondo me è particolarmente interessante e vi consiglio veramente di leggere questo libro, che è appunto Bobby Duff, The Paris of Perception. Non è ancora stato tradotto, però vi assicuro che la lettura è abbastanza scorrevole nonostante sia in inglese. E lui dice fondamentalmente, lui ovviamente studia e fa statistica da anni insieme a una serie di altre persone e al suo entourage, e la verità di fondo è tendenzialmente la realtà è una cosa, il modo in cui la percepiamo è completamente un'altra, e voi stessi vi troverete nella situazione che leggendo le statistiche e i numeri avrete sbagliato qualcosa, c'è qualcosa che nel nostro percepito che è completamente sconnesso dalla realtà, perché ci manca il contesto, perché umanamente parlando noi siamo portati ad accettare qualunque dato, qualunque elemento nel momento in cui abbiamo la motivazione personale per farlo. E quindi da un certo punto di vista questa cosa è particolarmente importante quando entriamo nel mondo della comunicazione, nel mondo del dato, perché se non lo filtriamo e non lo interpretiamo rischiamo di fare dei grossi errori. E da un certo punto di vista, se nel mondo reale sono le persone, siamo noi che dobbiamo interpretare il dato e dargli un contesto, nel mondo del marketing e della comunicazione sono le marche che lo devono fare. Per carità, ci sono persone dietro, però il mondo della comunicazione e delle marche è quello che deve applicare questo filtro. Anche perché, ce lo dicono i colleghi più o meno di McKinsey, che dicono: in tutte le varie aree, diciamo, di business aziendale, da qua al futuro, l'area, diciamo, del sales and marketing sarà quella che avrà un impatto più forte, continuativo, dei dati. Perché sempre di più andremo a pescare all'interno di banche dati di vario tipo, dati proprietari, dati acquistati, per andare a comunicare, a vendere a delle persone. Allora, l'importanza del dato è assolutamente senza discussione, il modo in cui viene utilizzato può diventare molto problematico. E da un certo punto di vista vi voglio portare indietro nel tempo di nuovo per farvi un altro esempio di come si riesce, senza applicare il contesto di riferimento, a fare degli errori, chiamiamoli così, di comunicazione. Qualcuno ha visto questo film? Vi supplico, una persona qualsiasi? Grazie. Allora, questo è un capolavoro dell'horror, cioè meglio, un capolavoro trash. Perché ve lo porto come esempio? Perché è un film del 2006 con Samuel L. Jackson, Snakes on the Plane, credo che il titolo sia autoesplicativo. La storia di questo film in sintesi è la seguente: siamo nell'epoca immediatamente prima dell'esplosione vera dei social, siamo nel 2006, il film viene prodotto, è pronto al lancio, e quello che succede è che in rete, in particolare negli Stati Uniti, si scatena una conversazione nelle community verticali di persone appassionate al genere che non vedono l'ora dell'uscita di questo film. E
nel raccontarlo la major che lo sta producendo dice, la casa di produzione dice, qua c'è un'opportunità, qua possiamo far diventare questo film molto più grande di quanto in realtà non lo sia vista la produzione. E quindi cosa fanno? Iniziano a raccogliere commenti da parte della comunità, delle persone diciamo del genere, e quindi iniziano a raccogliere, vogliamo più serpenti, vogliamo la protagonista un po' più scosciata, ci piacerebbe che Samuel L. Jackson dicesse fuck altre 30 volte. Fantastico. Loro prendono tutti i commenti, fanno uno shooting aggiuntivo di 5 giorni a produzione finita e lo mandano nelle sale. Il risultato, il film è un film del genere, se deve piacervi, diciamo che è entrato nella categoria degli Sharknado e quelle tipologie di film lì, e ha gli stessi risultati di un qualunque film di quella categoria. Non è successo niente. Cosa è successo? Hanno preso i loro dati, che in questo caso erano dati qualitativi, non li hanno minimamente adattati al contesto, cioè stiamo parlando di una comunità molto ristretta di persone che non avrà nessuna influenza col mondo mass market a cui ci andiamo a rivolgere. Quindi hanno fatto un prodotto sicuramente che chiamiamolo di qualità per le persone a cui stavano parlando, ma il loro vero obiettivo, che era quello di allargarlo, lo hanno mancato completamente, andando in realtà a fare una cosa che era esattamente identica a quella che avevano fatto prima. Avevano recepito il dato, non l'avevano interpretato. Ora, dall'altra parte, io leggo questo dato qua, c'è una ricerca che ci dice che il 69% delle grandi aziende in Italia utilizza una comunicazione data-driven e il 71% dice... cioè di esse la considera efficace ed efficiente. Io non lo so, io vorrei vederle queste comunicazioni data-driven, perché secondo me dobbiamo proprio intenderci su cosa parliamo quando parliamo di data-driven. Stiamo dicendo che facciamo il programmatic da data-driven? Sì, dal punto di vista diciamo proprio della correttezza sì, però se stiamo parlando di fare un racconto e di coinvolgere le persone e di fare dello storytelling, allora ho i miei dubbi, perché quando andate a cercare poi in rete degli esempi pratici di aziende, non solo italiane, che lo hanno fatto, è molto difficile. Tant'è che poi dopo gli scivoloni sono dietro l'angolo, perché ancora una volta la mancanza di contesto diventa tragica. Questo è un esempio preso da una campagna molto recente fatta da Revolut a Londra, hanno fatto questi billboard nella metropolitana, in cui subito dopo San Valentino, mutuando una campagna famosissima di Spotify che vedremo dopo se non l'avete già vista, loro cosa fanno? Hanno accesso ai dati delle transazioni sulla carta da parte degli utenti. E cosa hanno successo? Loro sono andati a vedere che 12.750 persone avevano ordinato del takeaway il giorno di San Valentino. E la domanda è, tutto a posto? Cioè, state bene? E ovviamente la gente dice, questo è single shaming, perché mi dovrei sentire in colpa perché ho ordinato del takeaway il giorno di San Valentino per una persona? E da un certo punto di vista è diventato un boomerang, perché ancora una volta il dato è valido, è interessante, ma non è stato filtrato, messo tra l'altro all'interno di una cultura come quella anglosassone, che giustamente non accetta minimamente questo genere di classificazioni, è diventato in realtà un boomerang su cui lo sono dovuti scusare. Archiviamo il punto del contesto di riferimento e parliamo invece dell'altro punto importante, che è le interazioni. Perché parlo di interazioni? Perché noi, tornando all'ambiente in cui siamo e al mondo di cui stiamo parlando di un mondo che, se stiamo parlando di dati, stiamo parlando di performance. Se stiamo parlando di performance, sto tagliando il mondo con l'accetta. Se parlo di performance, parlo di transazioni, di qualunque tipo, non per forza economico. Dal mio punto di vista, e questo è un cavallo di battaglia, probabilmente l'ho messo in tutte le presentazioni che ho fatto nella mia vita, professionali e non, se vogliamo ottenere una transazione è molto più facile se prima iniziamo ad avere un'interazione. Se salutiamo la persona davanti a noi, se iniziamo ad avere un contatto, se effettivamente ci interessiamo alla persona che abbiamo di fronte, sarà più facile che poi questa persona ci scelga, resta con noi, faccia altre tipologie di transazioni. E questo punto qua, secondo me, è particolarmente interessante perché
E qua vi faccio vedere, avvio il video, poi grazie a togliere l'audio. Questo qua è un caso utilizzo da parte di Uber in India di uno strumento di YouTube che fondamentalmente serve a personalizzare i video che vengono fatti. Ci parlo sopra, mi interessa per farvi vedere, perché il racconto è quello del Allora ci sono quelli che amano la musica, ci sono quelli che sarebbero più interessati a ricevere un messaggio dedicato alla famiglia, chi invece non ha tempo, chi vuole intrattenimento. Canali, ovviamente multicanale, strategia 360 gradi, e poi la soluzione di fondo per riuscire a ottenere questa vicinanza con le persone è quella di prendere e mettere i video all'interno di una bella macchina che è l'Italia, li distribuisce un po' a tutti, un po' per ciascuno, e siamo tutti felici e contenti. Io questa non la chiamo un'interazione, perché il fatto che sei riuscito a dirmi, cioè hai saputo da me che io sono un appassionato di sport e hai cambiato un frame di un video e mi hai messo un'immagine di una persona che fa sport, secondo me non hai ottenuto un'interazione. Probabilmente sei stato più vicino a me, senza dubbio, però dal punto di vista del creare un contatto, creare un racconto, non ho raccontato una storia. Ora, salto su questo punto qua perché ci tengo particolarmente, perché oggi come oggi le persone stesse ci dicono quanto il raccontare storie è l'elemento fondamentale della nostra vita di tutti i giorni, ed è anche quello che si aspettano dal mondo della comunicazione. Si aspettano aziende, brand che raccontino storie, che ci intrattengano, che gli lascino un significato, che creino una connessione di qualche tipo, in tanti momenti diversi, con tanti canali diversi, senza nessun genere di distinzione. E questa cosa qua provo a raccontarvela attraverso le parole di chi lavora nel mondo della loyalty, che è un mondo in cui l'interazione è particolarmente importante ed è un mondo in evoluzione. E lui dice, anche lui, altro cognome per me impronunciabile, però Tim, che lavora a Ipsos, dice: quando tu stai raccogliendo punti per un programma di loyalty, non li stai raccogliendo perché vuoi lo sconto per l'hotel, quello è quello che ottieni, quello che vuoi è portare in viaggio la tua famiglia. Ovviamente il tuo obiettivo finale è l'esperienza che sta dietro, poi se tu ci ottieni qualcosa nel mezzo, ovviamente è quello che succede, ma se il tuo obiettivo finale, il tuo obiettivo di comunicazione diventa lo sconto, è una battaglia a chi fa lo sconto più basso, a chi ti martella di più, a quante persone in più riesci a raggiungere, non a quanto il messaggio è stato rilevante per te. Allora, ci sono tantissimi modi per cercare di colmare questo gap. Non ce n'è nessuno definitivo, non ho la soluzione in tasca, tutto il mondo dell'advertising in questo momento si sta cercando di raccapezzare all'interno di questo mondo. Però secondo me ci sono alcune piccole regole da mettersi in testa che possono essere utili quando si affronta un progetto di comunicazione in cui ci sono di mezzo dei dati e devono essere utilizzati andando a creare delle interazioni. Punto numero uno, e questo non potrò mai stressarlo abbastanza, osservare i comportamenti delle persone vuol dire che tu stai osservando lo status quo, quello che è, ma il nostro lavoro, il lavoro di chi lavora in generale nella comunicazione è quello di cambiarlo, è quello di proporre anche qualcosa di nuovo. Il fatto che io abbia osservato le ricerche degli utenti online è un dato, ma poi dopo io quello lo devo sfruttare per creare anche qualcos'altro, perché se il mio unico lavoro è quello di sapere che ci sono X persone che hanno un comportamento e quindi io di base faccio un'azione che riflette quel comportamento, mi porterà a mantenere lo status quo in maniera continuativa e le persone di loro non ti diranno che cosa vorranno, perché non lo sanno, sei tu che da un certo punto di vista hai anche l'obbligo di farlo. L'altro punto per me è la tipologia di esperienza che viene offerta alle persone, qualunque essa sia. Il fatto che noi pensiamo multicanale, non multicanale, come quelli che lavorano dietro le quinte, le persone non la vedono.
Se la tua comunicazione in televisione è di un certo tipo e poi decidi invece che quando vai a fare la comunicazione in programmatica è martello pubblicitario a 70% di sconto, cioè, per loro tu sei sempre la stessa marca. Se il tuo sito fa schifo, non è che siccome hai fatto la pubblicità bella allora è tutto a posto. Rimane sempre un'unica esperienza per le persone e quindi da questo punto di vista l'interazione su tutto. L'altro punto importante è, e probabilmente questo sto dicendo una banalità, però non mi sono trovato, spesso e volentieri a dover discutere di questo punto, collegato poi a quello dopo. Nessun canale è giusto o sbagliato a priori, siate agnostici, siate completamente agnostici. Questo lo dico per entrambi i mondi, perché ci sono persone da una parte e dall'altra che vi diranno che un canale non va bene a priori. No, non è vero. Si può fare storytelling e branding utilizzando il canale più performance oriented e si può fare il contrario. Bisogna semplicemente essere capaci di utilizzarlo e essere, come dire, volerlo fare. L'altro punto importante è, questo è un mantra che della comunicazione da tempo, no? Il fatto che il messaggio, la comunicazione deve essere media neutral. Però vediamo di venirci incontro. Chi guarda il mondo dall'altra prospettiva, ogni tanto il media, che sia idea centric, cerchiamo anche di trovare un modo non di tagliuzzare il macro video e metterci dentro un'immagine, ma capire come quella tipologia di canale, quella tipologia di media può essere sfruttata al meglio dal punto di vista creativo, perché questo aiuterebbe tantissimo. L'ultimo punto, che secondo me è anche questo la cosa più importante di tutte, le emozioni non le possiamo misurare sempre. Non è fattibile. Mi rendo conto che questo, per quanto riguarda il mondo del business, può essere difficile da accettare, ma se devo creare un racconto e devo creare delle emozioni, non sempre sono in grado di misurarle. E il fatto che io non sia in grado di misurare qualcosa non significa che io non l'abbia fatto o che non abbia un significato. Ora, io vivo a Milano da circa 10 anni e ovviamente sono stato, come dire, coinvolto anch'io nel grande mondo dei runner. Tutti corrono in qualunque situazione, in qualunque contesto, quindi anch'io mi sono messo a correre recentemente e la verità è questa. È un paradosso, perché se io non ho un tracker che mi dice quanto ho corso, quanto ho sudato, quanto ho speso, a che strada ho fatto, è come se la mia esperienza di corsa fosse meno rilevante che se l'avessi fatta senza il tracker. Quindi da un certo punto di vista è assurdo, perché io comunque ho corso, però ho perso qualcosa di quell'esperienza. E questo è esattamente quello che sta succedendo in tantissime situazioni di comunicazione. Da un certo punto di vista dobbiamo accettare il fatto anche che c'è una minima parte della comunicazione, quando parliamo di racconto, quando parliamo di storytelling, che non saremo totalmente in grado di misurare, ma di per sé questo non è un male. Ok, vi ho raccontato della parte, diciamo, di interazioni, vi ho raccontato della parte di costruire un contesto, vi porto all'ultimo punto, che erano le persone. Perché ho insistito nel dire parliamo alle persone? Perché in realtà non parliamo proprio alle persone. Perché appunto nel mondo degli strilloni di la televisione è morta e poi è rinata e tutto il resto, quello che succede è che il consumatore è morto parecchie volte, ma torna a rinascere costantemente. Se domani l'81% dei brand scomparisse per, diciamo, il mondo europeo, in questo caso perché la ricerca è stata fatta in Europa, non ce ne fregherebbe assolutamente niente. E questo è sintomatico, perché ovviamente il brand è ciò che rappresenta un'azienda al di là del proprio prodotto. E il fatto che ne scompaiano più dell'80% e questa cosa non avrebbe nessun impatto, significa che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché, ovviamente, fino a quando continuiamo a chiamare le persone, ma noi siamo convinti di chiamarle consumatori, continuiamo a vedere il mondo dal punto di vista dell'azienda, esclusivamente dell'azienda, del business, e non dal punto di vista di coloro che devono fruire di un contenuto, di un messaggio e che debbano interagire con noi. Questo lo dico perché quando probabilmente avete lavorato, lavorate o vi capita di trovarvi in una situazione in cui ci sono delle informazioni relative a un target, per esempio, e i nostri target cosa sono? Sono affluent, i nostri target sono heavy users. Non sono persone, stiamo analizzando il modo in cui loro interagiscono con l'azienda, ma non stiamo capendo chi sono queste persone. E questo passaggio, per quanto banale, è fondamentale.
Allora, facciamo una cosa, ancora una volta, vi chiedo uno sforzo per i prossimi 5 minuti. Abbattiamo completamente la barriera B2B, B2C. È una relazione age to age, cioè human to human. Io sono una marca, ho un prodotto, ho un servizio, lo comunico come se fossi una persona a un'altra persona. Il grande vantaggio di aver aperto dei canali di comunicazione che ci permettano di avere delle interazioni, no? E quindi poter avere qualcuno che con noi ci risponde, dialoga, parla, è il fatto fondamentalmente di aver trasformato i brand, quindi le aziende, in persone, cioè fondamentalmente avere dei comportamenti simili a quelli degli uomini. Se questo è il paradosso, non è un paradosso, scusatemi, se questa è la situazione in cui ci troviamo, allora il tipo di comunicazione significa che anche quando uso i dati devo trovare un modo di utilizzarli affinché parlino a persone, non a consumatori. Vi spiego cosa intendo. Ho portato cinque casi pezzi di comunicazione, nemmeno cinque casi di aziende che secondo me possono essere rappresentative del modo di spostare il focus dal consumatore alla persona, e cercano fondamentalmente di fare una lettura, usare il dato, leggerne il contesto, fare delle interazioni e parlare alle persone. Partiamo e li vediamo uno alla volta. Tra l'altro ho cercato sinceramente di andare a prendere degli esempi che fossero cose normali, diciamo cose abbastanza vicine, che non stiamo andando a vedere l'ultima campagna di Nike internazionale. Allora, cosa succede quando cerco di utilizzare il dato per creare una relazione? Dal mio punto di vista, se voglio spaccare il mondo, i consumatori chiedono soluzioni, mentre le persone cercano relazioni. L'esempio che vi porto è Nearest, non so se voi lo conoscete, io l'ho conosciuto, sono entrato in contatto pochi mesi fa, era una startup in realtà, adesso sta iniziando ad allargarsi, basata su Londra. Quello che loro hanno fatto fondamentalmente è creare una sorta di network in grado di connettere gli shop locali, i negozi locali, a un inventario consultabile online. Qual è il discorso di fondo? Il problema è che io oggi non vado in un negozio fisico perché non so che ora è aperto, non so se hanno il prodotto che mi serve. Io, se vado online su Amazon, cerco quello che è, c'è una facilissima lista da andare a controllare, e lo stesso per tutte le altre tipologie di e-commerce. Quindi quello che hanno fatto loro è dire: ci sono tantissimi piccoli negozi che probabilmente hanno il prodotto che ti serve vicino a casa, semplicemente tu non hai accesso. Quindi cosa faccio? Creo un sistema in grado di prendere il loro inventario e metterlo all'interno di un finto e-commerce, perché non compri online, ti dice semplicemente dove poterlo andare a prendere fisicamente. Ho usato il dato, ho capito qual era l'esigenza delle persone, ho creato un'interazione, perché fondamentalmente quello che succederà è che ci saranno persone che invece di acquistare online andranno fisicamente nel negozio, e ovviamente ho offerto una soluzione a quello che era un problema anche umano, perché molto spesso c'era una tensione del fatto che si stava perdendo la connessione tra l'acquisto e il negozio e la persona con cui farlo. Altro esempio, altra tipologia di categoria dell'utilizzo del dato. I brand hanno barriere, le persone invece hanno dei problemi. Qua invece vi porto il caso di una telefonica belga. Vi faccio vedere il video, qua invece avrò bisogno dell'audio, che non so se sia... Ok. E poi ve la commento. God, did I fall? What in the... is going on with the internet? Gamer rage. For gamers who stream their gameplay on Twitch or YouTube live, slow internet is what really makes them snap. Understandable, especially if you know that there are now more people watching these gamers play online than there are people watching sports on television. To promote Belgium's fastest internet from the country's biggest telecom challenger, VOO, we created Raging Banners. The first real-time voice-activated banners... Ils sont lents, ils ont une putain de connexion de merde! ...that viewers will see only when gamers rage because of their internet. Allez les gars, dépêchez-vous! Their rage even being transcribed in the banner. Putain d'internet, mais vraiment!
this is how it works. First, we developed an OBS plugin. OBS is the most popular software used for streaming. The plugin attaches itself to the microphone audio and uses Microsoft Cognitive Services to transcribe speech data in real time based on keywords. Mais ça rend fou en fait! Once raging because of the internet is detected, putain d'internet, mais vraiment, an overlay with an animated banner is shown on top of the stream, both on YouTube Live and Twitch, which is also a first. Then we teamed up with a whole bunch of gamers who downloaded the plugin, and we waited for their internet to lag. Putain d'internet, tout le monde, ça m'énerve, putain. In just the first 5 days, the raging banner appeared on 78 different streams, reaching over 3.8 million viewers, with the right message at exactly the right time. Vu, you first. Ok, la cosa secondo me più interessante, al di là del fatto che c'è un'implementazione tecnologica, diciamo, nel processo, è il fatto di dire, la nascita dell'idea è, cioè, chiunque si arrabbierebbe, avrebbe dei problemi col fatto che internet non funziona a casa, ma chi sono le persone in assoluto che si arrabbierebbero di più se internet ha dei problemi? I gamers. Esiste una piattaforma come Twitch, che appunto, come diceva anche nella case, ci sono più utenti che guardano partite di gaming live che partite di sport. E quindi quello che hanno fatto è trovare un modo per connettersi con queste persone e utilizzarle come influencer su una problematica che loro sentivano particolarmente vicina, e utilizzano in maniera giocosa le loro parole, le loro frustrazioni nel momento in cui internet non funziona. Un sistema abbastanza intelligente e furbo per riuscire a ottenere un risultato direttamente sul campo. Faccio vedere gli ultimi due casi. In questo caso, in realtà, il punto è come mettere assieme data per creare dello storytelling proprio puro di comunicazione, quindi il dato ovviamente è un po' più qualitativo e un po' meno quantitativo. Anche qua abbiamo una case video che vi faccio vedere velocemente. Secondo il navigatore fra 2 ore siamo a destinazione. Ma io non mi trovo proprio, scusa, ho messo il percorso, a me mi dà 6 ore e 15. Come 6 ore? Com'è possibile 6 ore, scusa? Cioè, posso capire una leggera deviazione, un calcolo di percorso diverso, ma da 2 ore a 6 ore ci deve essere un errore. Scusa, ma che navigatore stai usando? Il TomTom? Senti, ma che TomTom? Sei antico, il TomTom sto usando. È il navigatore secondo i calcoli di zio Tonino, da 60 anni non sbaglia mai. Piano, eh? Un po' più piano. Cioè, non mi riesco a mettere in mascara. Ragazzi, ma è inutile che mi guardate così. Cioè, mi sono dimenticato di truccarmi. Che devo fare? Oh, che è l'educazione cancellata? Perché scusto, madonna? Eh certo, ma dopo sono tranquillo, sono figlio a te, no? Dai ragazzi, ora cantiamo tutti quanti insieme la canzone della famiglia. Carbonara, carbonara, tra la la. Nonna, ma possiamo... Ve lo interrompo, scusatemi, nel senso che per esigenze di tempo volevo arrivare in fondo. L'idea ovviamente è abbastanza semplice, ho preso una serie di dati qualitativi che raccontano delle realtà vissute da parte delle persone e le trasformo in racconto utilizzando le parole di qualcuno che reinterpreta quel dato e lo fa diventare una cosa, in questo caso, di puro intrattenimento. Se invece io volessi creare una conversazione, quindi aprire il canale alle altre persone e utilizzare quello che loro mi dicono, un po' nell'ottica del film che vedevamo prima, e trasformarlo in un contenuto, e questa è una case piccola piccola, è Grom che per San Valentino decide fondamentalmente di non andare in comunicazione per San Valentino, ma il giorno dopo, e dire: l'amore non è una cosa che possiamo celebrare solo un giorno all'anno, dovremmo celebrarlo in maniera continuativa durante l'anno, raccontateci il vostro modo di celebrare l'amore e noi gli daremo voce, lo illustreremo e cercheremo di raccontarlo all'interno della nostra pagina. Il risultato, per quanto piccolo, è stato quello di creare tantissime piccole storie in cui veniva fuori il racconto, diciamo, delle persone che avevano partecipato raccontandoci il loro modo, no, di interpretare l'amore, e l'hanno fatto diventare un modo della marca di raccontare un punto di vista diverso rispetto a un momento dell'anno dove tutti noi sappiamo quanto la comunicazione da parte di molti brand sia fondamentale.
L'ultima cosa che vi racconto, l'ultimo caso che vi faccio vedere è quello dei, diciamo, di quando un brand, ma non è nemmeno un brand in questo caso, quando c'è un'azienda, una marca o un'associazione che utilizza i dati per creare invece del valore, creare una comunicazione che vada al di là di quello che è, diciamo, l'esigenza di vendita o di servizio. In questo caso la comunicazione credo che sia altrettanto autoesplicativa, il dato lo vedete in basso a destra, in cui il messaggio è: se l'Inghilterra viene battuta, o in questo caso beaten, quindi funziona meglio in inglese, anche lei lo sarà, perché i dati dicevano che la violenza domestica cresceva del 26% quando l'Inghilterra, quindi la squadra di calcio, giocava, e del 38% se l'Inghilterra perdeva. E ovviamente hanno creato un pezzo di comunicazione a partire da un dato che è estremamente toccante, estremamente forte, e che da un certo punto di vista ha trasformato quel dato in qualcosa che rimane immediatamente impresso e porta a casa un messaggio che secondo me va molto al di là di quanto avrebbe potuto fare la statistica da sola. Ovviamente in quest'anima qua, in quest'area, sappiamo benissimo che c'è questa campagna che spero che tutti voi conoscete, siamo al terzo anno che Spotify a fine dell'anno utilizza i propri dati per raccontare delle storie, se non l'avete vista potete vederne tantissimo online, sono molto divertenti, e l'idea di fondo è quello di creare e trasformare i big data che sono all'interno della loro piattaforma in un sistema di comunicazione e di interazione in cui tutti noi un po' ci riconosciamo, perché qua dentro ci saranno quelle 28.802 playlist create dalle persone che tra virgolette si vedranno rappresentate da questa comunicazione. Chiudo ufficialmente con un unico punto. Questo è il recap, diciamo, di tutti i modi in cui oggi ho voluto provare a raccontarvi il modo di interpretare il dato e aggiungerci qualcosa, in tanti modi diversi, alcuni più narrativi, alcuni meno. Il vero punto di fondo è questo. Non so se vi è mai capitato di vedere questa slide, io l'ho vista in tantissime tipologie di presentazioni, no? In cui fondamentalmente si dice: senza dati sei semplicemente un'altra persona con un'opinione. Secondo me, traslata ad oggi, senza un'opinione sei semplicemente un'altra persona con un sacco di dati. Quindi il mio monito, la mia speranza è quello di utilizzare sempre il dato, filtrarlo attraverso un contesto, avere un'interazione, parlare alle persone, e buon aperitivo a tutti. Il prossimo abbiamo detto per